Perché poi vorremmo che di fatto il televisore parlasse da sé. Due sono i motivi principali, Ambilux e Dark Light. Di cosa si tratta? Ambilux, lo vedete qui, è il televisore che abbiamo presentato all'IFA, molti di voi l'hanno già visto. Si tratta del modello 65+S8901. Che cos'ha di diverso? Una tecnologia completamente innovativa rispetto all'Ambilight vecchio stile, o l'Ambilight così come siamo abituati a conoscerlo sino adesso, ovvero con file di LED che incorniciano il contorno del bordo del televisore. Ambilux ha una tecnologia completamente diversa, se non l'avete visto vi invito poi ad avvicinarvi per vederlo da dietro. Che cos'ha di rivoluzionario? Di fatto ha dei picoproiettori che vengono disposti a raggiera nella parte retrostante del televisore, che creano poi questo effetto davvero mozzafiato e stupefacente. Quindi non più solamente un alone luminoso che avvolge il TV con delle scie di colori che cambiano al cambiare delle immagini, ma delle vere e proprie proiezioni di luci colorate che creano queste ombre estremamente suggestive nella parete retrostante. Il TV è assolutamente performante, non ha nulla da invidiare rispetto ad altri modelli che sono sul mercato, perché è un 4K, perché è Android, perché ha tutto quello che di fatto il consumatore può volere, in aggiunta ad un design che è estremamente esclusivo, raffinato e sottile, il che enfatizza ancora di più questo effetto fluttuante dato da questo alone colorato che lo circonda. Il secondo motivo per cui siete stati invitati qui è la presentazione di Dark Light. Dark Light è di fatto la terza campagna che Philips ha lanciato sul filone dello sport estremo, che va di fatto a parlare a quello che è il target a cui noi aspiriamo di raggiungere, un target che è più giovane, un target che è più interattivo, un target che è abituato ai social network. Il video che accompagna questa campagna lo vedrete presto, è estremamente spettacolare ed è ispirato al mondo dei bikers. I precedenti filoni, per chi non li avesse visti o per chi non li conoscesse, sono tracciabili assolutamente su YouTube, su internet, sul nostro sito. Hanno riguardato il surf, il mondo del surf e il mondo dello sci. E anche quest'anno abbiamo voluto creare una campagna sulla falsariga appunto delle precedenti, con degli effetti estremamente spettacolari, quindi dei bikers, tre bikers canadesi di fama mondiale, che hanno di fatto fatto delle discese estremamente mozzafiate, estremamente pericolose, con delle biciclette su cui sono stati montati dei LED luminosi che enfatizzano ulteriormente il concetto poi di luce che vogliamo poi trasferire nei punti vendita, perché poi questi video ovviamente sono un elemento di forza che noi utilizziamo per spiegare Ambilight poi in punto vendita.